Allora, rendiamoci un po' creativi in questo momento. Vabbè, questo adesso si è rovinato perché è la seconda volta che registro questo video. Perché quando parlo tanto, dopo un po' si oscura lo screen saver e mi viene tutto nero e io, carina, ho toccato e ho pigiato e ho bloccato il video. E dovevo ricominciare da fare e non c'avevo voglia. Detto così proprio. Allora, questo trucco, spero che si veda ancora perché ho appoggiato gli occhiali, perché giustamente non ho messo le lenti e ho detto ma chi me lo fa fare di mettere le lenti, e ho sbagliato. E questo è il make up da gatto per Halloween. Io non festeggio Halloween, però quest'anno ho detto apriamoci un pochino, apriamo le lenti e facciamo un trucco per Halloween, che potrebbe essere anche per Carnevale, insomma. E questo è, e adesso non vedete bene, comunque ho alzato bene, ho abbassato i capelli qua e alzati in modo che facciamo un po' da gatto, e avevo alzato dietro, ho fatto due fuochi, insomma. E se voi siete più brave a trovare il cerchietto con le orecchie da gatto, benissimo. Io non l'ho trovato ieri, sono andata anche alla KM, ci sono andato Pino, ma no, da tanto. E vabbè, e se no, siete sempre molto più bravi di me nella scenografia dei capelli, e potete fare quelle treccine, se avete i capelli lunghi, treccine in alto, in modo che sembrano due orecchie da gatto. Insomma, utilizzate voi un po' di fantasia. Questo comunque, quello che vedete, è il make-up che sono riuscita a realizzare, il massimo che posso fare, con trucchi da make-up e non da body painting, insomma. E poi c'è, cioè, impazzito il mio gatto, ho visto un altro gatto, quindi fra un po' sentirete lo show del mio gatto quando vede altri gatti nella zona sua, nel suo territorio. E quindi adesso voglio presentare questo make-up. Rimetto gli occhiali, ve lo ripresento. Allora, io ho utilizzato un campioncino che mi è stato regalato in una parafarmacia, questo della Bionique, e questa l'ho utilizzata come primer viso, diciamo, si chiama viso per il make-up. E questo si chiama Defense X-Age, è indicata rivitalizzante e levigante crema, per pelli sensibili e intolleranti. E lì per lì, non, quando l'ho applicata, mi bruciava, quindi non so se consigliarvela. Voi lo utilizzate esclusivamente per questo, no, tipo, per questo make-up, quindi una volta riutilizzato potrò dirvi se veramente deve essere utilizzato. Vi mostro anche qui il luci. E altro prodotto che ho utilizzato è questa qui, e adesso la troverò qui sotto, no. E questa BB cream regalata in profumeria della Collistar, e la colorazione, la seconda colorazione, quella più chiara, che non si adatta molto al mio viso, perché sapete bene qual è il trucco. Allora, questa è la numero 1, la media chiara, o anche light medium, ha questa protezione 20, questa è una buona cosa. L'unica problematica è che quando voi fate quella prova sul sole e vedete il colore delle vostre vene, le mie sono bluastre, quindi hanno bisogno di un fondotinta, una BB cream o comunque una CC cream, una BB cream con un colore di base giallo. Se invece ce l'avete di color verdastro, avete bisogno di una base rosa per rendere un suono. Infatti nel mio caso un po' si vede il contrasto, soprattutto a occhio nudo. Allora, iniziamo. Dopo aver applicato questa BB cream con il pennello, ancora all'ercio perché l'ho fatto un'oretta fa, quindi non ho avuto il tempo di ripulirla,
E questo è il primo e ho fatto la mia classica. Ho utilizzato questo prodottino nuovo che ho trovato in un negozietto qua, in una profumeria della Debbie, Make Me Perfect, e questo è l'alternativa a quello che utilizzo sempre della palette della Deborah. Allora, io ho utilizzato il verde in questo caso perché mi sono spuntato dei formicoletti, questo qui. E devo dire che copre abbastanza, ha lo stesso, magari lo stesso problema dell'altro, che bisogna massaggiarlo parecchio, riscaldarlo e insomma in questo modo si nasconde bene. Vi ricordo che questo, a differenza di quello della Deborah, che costa sui 7-8 euro, questo costa 3,98 euro. Quindi, magari lo utilizzo di più e vi do anche una recensione che può essere anche più utile. Poi ho utilizzato la cipria con il suo apposito pennellone, questo qua, il Kabuki, e ho utilizzato questa che conoscete della Kiko, è la 01 Soft Light Powder, che è la cipria cotta, che prima o poi penso finirà, ma ancora ce l'ho qui. E l'ho applicata in tutto il viso perché devo rendere opaco il viso, anche se ho la pelle secca, ma in questo momento non è importante. Più che altro interessante vedere il risultato del make-up. Poi ho utilizzato questa palette, la palette della Pop Art di Cuba, la 02, e ho utilizzato. No, aspettate, prima di aver utilizzato questo, ho utilizzato il mio classico primer della ELF. L'ho applicato sia vicino alla rima delle sopracciglia che nella palpebra mobile e sotto nella rima, e l'ho massaggiato con il dito indice. In questo modo si arriva negli angoli più astuti. Io non riesco col pennello solo per questa cosa. Poi all'interno della rima dell'occhio ho utilizzato questo, poi si vede, ma vabbè, intanto questo bianco qui ho riutilizzato. Il dorato l'ho utilizzato nell'arcata della sopracciglia, no, prima delle sopracciglia. Poi ho utilizzato questo colorino qua, l'ho utilizzato per la palpebra mobile, e anche sempre la palpebra mobile questo marroncino qui, mentre questo qui, che è un nero antracite, l'ho utilizzato per la zona esterna dell'occhio, cioè allungando questo occhio. E sempre questo bianco qui, che è questo, in questo caso l'ho utilizzato. Questa è la linea dell'Essence, questa Primavera Love Letter. Ho utilizzato questo bianco qui per fare tipo una eyeliner sopra e sotto nell'occhio, e questo sempre sfumato, l'ho sfumato in questo caso nel naso, e idem anche questo tortora, l'ho fatto vedere due più sfumati. Poi con la matita ho utilizzato, i pennelli sono sempre gli stessi, adesso sono sempre sporchi, però questi sono i pennelli che ho utilizzato. E ho utilizzato, allora, per il naso ho utilizzato questo qui che conoscete già. No, finiamo ancora con la palette, sennò mi allungo troppo. Con la palette ho utilizzato questo qua, era della Color Impact della Kiko, questo qui, e questo è questo sfumato qua su, sfumato nella rima e sfumato sopra le sopracciglia, tanto per intenderci. E poi ho utilizzato questo sempre grigio sfumato nel naso e anche nella zona qua sopra, un pochino sfumato. Poi ho utilizzato la matita nera per fare qui la bocca, la, il, la,
sopra il nasino, il nasino nero, i baffetti, i puntini, e questa matita e quella Glossy High Pencil numero 500 della Kiko, quella con lo spumino. Adesso non so se si chiamano un altro nome, però c'è ancora, magari in un'altra versione. Poi ho utilizzato sempre nelle labbra questa della, che vedete anche qua, questo violaceo, della Shaka e della 09 Cream Purple, ed ho utilizzato un pochino nelle labbra per fare questo mezzo contrasto. Poi ho utilizzato in tutta la zona qua su in alto questa matita dell'Essence Casual Pencil 04 White, ed è la penultima che vedete. Invece quella, l'ultima, è questa qua, che l'ho utilizzata qua nel barbuzzo, si dice, il canto dove c'è la barbina, della Nayole Ari, e la 02, quella color burro, quest'ultima. Poi ho fatto con l'eyeliner delle, qua si vedono, tipo maggiore e minore, i simbolini, e queste delle Eva Garden, ed è un marroncino. E ho comprato ieri questo eyeliner che è 101 della Kiko, per fare, ovviamente, riempire la zona oro, qua del gatto, e io ho fatto con questo pennellino. La soddisfazione non è tantissima su questo prodotto, dura tanto, però ha un colore troppo morto per i miei gusti, ed è il primo dorato, e quindi ho applicato una seconda matita sopra, ed è questa matita un pochino più chiarina che vedete qua, ed è l'Eva Garden, ed è questa qui, questa matita. Adesso ve la faccio vedere, cosa c'è scritto qua. Ah, il pencil 78 di Varcarte, che era della collezione della scorsa inverno, però penso che ancora c'è, se dovreste trovare. Poi sempre sfumato qua il marroncino, questo sempre la Smart High Pencil 802 della Kiko, ed è questo marroncino qua che vedete qua. Poi ho utilizzato anche sempre per illuminare, prima di fare tutto questo ambaradà, perché mi sono dimenticata, l'uminestace della pupa, che sta per finire e devo ricomprarlo perché mi sono trovata tanto bene. Poi magari se trovo anche un'alternativa più economica lo ricompro. Poi col piegaciglia ho ovviamente messo questo mascara che conoscete, della Multi Action dell'Essence, e poi per riempire un po' le zone del adesso non mi vengono delle sopracciglia, ho applicato questo più scuro del set della come si chiama? Highbrow Style Set dell'Essence. E poi nella zona qua giù ho utilizzato questo non mi viene il respiro, vabbè, e dell'Essence, questo blush stick 010 Pretty in Pink, in questa zona qui ho fatto un po'. E poi ho utilizzato, mi sono dimenticata, un'altra palette sempre grigia sfumata, questa che mi avevano regalato, ed è questo grigio un po' strano qua. E questo è tutto, spero che avete capito un po' le mie spiegazioni, e spero che vi piaccia un'idea così diversa. Magari adesso provo in settimana a fare qualcos'altro anche alternativa a parte del gatto, che può essere un pochino più semplice per chi è come me alle prime armi con il make-up. Magari mi ispirerò a qualche bambolina diabolica o personaggio diabolico. Magari non volevo utilizzare classici o da vampiro o da come si chiama, fanno zombie, o squartate, insomma quelle cose lì,
non mi piacciono, magari cose sempre che mettono un po' un terrore ci sono, basta allenarsi. Potrei fare anche il pagliaccio, quello potrebbe, un make-up un po' schifoso, potrebbe venire anche bene il pagliaccio. In fondo, nei migliori film horror ci sono anche pagliacci pericolosi. Vabbè, ci ragionerò un po'. E questa è la mia prima proposta di Halloween. Spero che vi piaccia. Alla prossima. Ciao!